delle sorelle che hanno più raccolto per celebrare il regno del compianto di Giustiniano, per questa nostra sorella oggi. Figlio di compianto, per ogni compianto è un motivo di sofferenza, perché il distacco inevitabilmente crea sofferenza, ma è anche un motivo di speranza, perché è di ringraziamento. Di ringraziamento per la lunga e generosa esistenza di questa nostra sorella oggi. Padre Luciano Gubitosa sintetizza con saggezza quello che è il momento triste e doloroso dell'addio. La signora Olga Roca ci ha lasciato, ma la sua storia continuerà attraverso i figli e i nipoti a fare in modo che il suo bar resti una casa per tutti, un punto di incontro vero in una città che sta smarrendo sempre più il senso di comunità. Non a caso la bara, una volta uscita dal portone, si ferma davanti alla gelateria alla fine dei platani, che senza di lei sarà più vuota, ma sempre illuminata dal suo sorriso e dalla sua enorme forza. Ai funerali ci sono tante, tante persone comuni, ragazzi, ragazze, amici e personaggi del mondo del calcio, come Cosimo Sibilia, Salvatore Di Somma, Pasquale Visconti. Il sole illumina il piazzale della chiesa di San Ciro, regalando alla signora Olga un ultimo saluto degno di una donna forte, combattiva e moderna, che Avellino non può e non deve dimenticare.